17-18 giugno il Partito Democratico si ritrova per questa grande conferenza sul lavoro a Genova. Perché proprio dal lavoro e perché proprio a Genova? Perché il lavoro è il tratto d'identità distintivo del Partito Democratico, il lavoro è l'emergenza numero uno che abbiamo in questo paese, perché dobbiamo ripartire dal lavoro per far ripartire l'Italia. Quindi noi arriviamo a Genova dopo un lungo percorso di conferenze a livello territoriale, provinciale, a livello regionale, dove abbiamo raccontato le nostre proposte, abbiamo ascoltato, abbiamo incontrato situazioni di crisi, abbiamo incontrato potenzialità e a Genova facciamo il punto, proviamo a rimettere insieme questi frammenti e a dare una prospettiva a un soggetto, che è quello appunto dei lavoratori, che ha bisogno di essere protagonista per portare il paese fuori dalle secche. Allora, la crisi economica, però in questo momento ci sono anche, naturalmente si parla di lavoro, non potevano mancare i sindacati e anche Confindustria. Quale sarà allora a questo punto, in un periodo di sindacati spaccati in Italia, la vostra proposta? Noi diciamo che il paese è in una grandissima difficoltà, probabilmente peggiore di quella del 92-93. Abbiamo bisogno che non solo i sindacati, ma tutte le forze sociali siano unite insieme a quella parte della politica che poi ha al centro il Partito Democratico, come le ultime elezioni mettono in evidenza, per dare una risposta al paese. Quindi noi proveremo ad indicare dei terreni di confronto sui quali provare a far convergere innanzitutto il grande tema delle politiche per la crescita e poi anche il problema della rappresentanza, della democrazia sindacale, il modello contrattuale. Per noi il contratto nazionale di lavoro rimane un punto irrinunciabile, contratti aziendali, contratti di territorio vanno sicuramente potenziati, ma non a scapito in alternativa al contratto nazionale, ma dentro la cornice del contratto nazionale. Di questi temi parliamo anche con interlocutori europei, perché la situazione è tale per cui non si esce dalle difficoltà se non c'è un'altra politica economica a livello europeo. Quindi ci sarà la segretaria generale appena eletta della Confederazione Europea dei Sindacati, che darà un messaggio di unità, ma anche un messaggio di prospettiva politica, che serve a superare i problemi dell'Italia e dell'Europa. Quali sono le proposte del Partito Democratico sul lavoro? Da dove ripartirete? Qual è la proposta di rilancio che guardi soprattutto, insomma, quelle che sono le due aree più in crisi, cioè i giovani e le donne? Ma al centro ci saranno le politiche per la crescita, perché l'occupazione non riprende, non possiamo avere occupazione di qualità se non ci sono politiche per la crescita. Quindi la nostra sarà un'agenda per la crescita che mette al primo posto le riforme del fisco per sostenere i redditi di chi lavora e di chi fa impresa, le politiche industriali, le politiche per le infrastrutture. Poi ci saranno misure specifiche che riguardano il mercato del lavoro. Noi articoleremo il principio che il segretario Bersani ripete spesso, e cioè il fatto che un'ora di lavoro precario non può costare meno di un'ora di lavoro stabile. Dobbiamo promuovere l'occupazione stabile. Parleremo di riforma degli ammortizzatori sociali, perché oggi abbiamo tantissimi precari che hanno perso il lavoro e non hanno una indennità di disoccupazione. Parleremo di salario minimo, parleremo di pensioni. Insomma, proveremo a mettere insieme i tasselli di un quadro che è complesso, che parte dall'Europa. Abbiamo bisogno, noi proporremo un patto europeo per il lavoro, finanziato attraverso Eurobonds per sostenere la domanda interna europea e poi anche i compiti a casa per l'Italia, perché l'Italia ha tanti compiti a casa da fare. Quali sarebbero? In questo ci includete anche Marchionne, visto che nei giorni scorsi ha detto, insomma, che l'Italia non viene trattato come si deve. Ma noi faremo un discorso che è di carattere generale. Certamente non ci convince la modernità che Marchionne continua a proporre. Per fortuna la Fiat non è rappresentativa della realtà produttiva italiana. Marchionne dovrebbe ricordare che nella fase in cui la Fiat perdeva quote di mercato, migliaia di aziende, di medie aziende, con le loro lunghe filiere produttive hanno conquistato mercati importanti all'estero. C'è un tessuto imprenditoriale dinamico che va d'accordo con i sindacati, con tutti i sindacati, che valorizza il lavoro. Quella è la prospettiva che a noi ci piace coltivare.